Questa mattina abbiamo presentato ufficialmente la nuova giunta comunale come organismo del territorio. Ho adottato i criteri che avevo dato come indicazione alla squadra ma anche ai cittadini, quello di tenere presente sicuramente il consenso elettorale, la territorialità, quindi la rappresentanza di tutte le frazioni ma anche le competenze di ognuno. Quattro degli assessori vengono dalla maggioranza, quindi Murino, Lella Landi, Anna Laura Villari e Andrea Marino tra i primi eletti, ma anche le deleghe che gli sono state assegnate sono in linea con i loro profili professionali. Per quanto riguarda invece il quinto assessore, che è assessore esterno e assessore al bilancio, avevo già preannunciato per la verità di riservarmi la delega al bilancio oppure di assegnarla eventualmente ad un professionista del territorio. La scelta del dottor Alberto Napoli è sicuramente una scelta che mi incoraggia molto, perché non è solo un professionista che viene fuori dal territorio a dare un supporto a quella che è una materia tecnica. Il ruolo dell'assessore è un ruolo anche politico e quindi ho voluto scegliere un professionista del nostro territorio come il dottor Alberto Napoli, che vive a Capezzano e che mette a disposizione del suo comune di residenza la sua comprovata professionalità in vari ambiti, ma soprattutto per quanto riguarda la finanza pubblica. È importante questo aspetto che sottolineo, perché noi dobbiamo cercare di fare in modo di costruire quelle che sono le condizioni economiche e finanziarie del comune, quindi il dottore Alberto Napoli ha esperienza comprovata per quanto riguarda la revisione dei conti in diversi comuni della regione Campania, fa parte del collegio dei sindaci di diverse società pubbliche sia della città di Salerno che del comune di Pellezzano, che poi dimetterà i propri incarichi all'interno della società pubblica, e sicuramente è colui che può avere una visione un po' chiara con il nostro territorio.